Meraviglie, torna stasera in TV. Mercoledì 11 gennaio Alberto Angela, per accompagnarci in un tour tra le bellezze di Europa. Il viaggio in questa nuova serie intitolata, Stelle di Europa, varca per la prima volta i confini nazionali per esplorare, oltre a quelli italiani, anche i siti UNESCO più spettacolari del nostro continente. Sanremo 2023, quanto costano i biglietti per Elle Ariston, e dove acquistarli? Meraviglie, stasera in TV torna Alberto Angela. Le tappe europee oggi, alle 21:25 su Rai 1, la terza e ultima puntata del programma di Rai Cultura dedicato ai tesori del nostro patrimonio culturale e ambientale. In questo appuntamento il viaggio parte dall'Andalusia in Spagna. A Granada la Pietra dell'Alhambra si fa merletto e testimonia la lunga dominazione araba sulla penisola iberica. A Córdoba le colonne della Meschita formano un bosco di pietra e a Siviglia il flamenco esprime il groviglio di sentimenti della tradizione gitana. Ne parla l'attrice Rocío Muñoz Morales. Gabriella Pession torna con La Porta Rossa. Sono stata in esilio negli USA, ma ora voglio l'Italia, Palermo e Praga. La tappa italiana di questa puntata è Palermo, attraverso l'oro della Cappella Palatina, il bianco del marmo della Fontana Pretoria e la pietra color miele del Teatro Massimo. Tre epoche lontane tra loro, con i ricordi dell'Étoile Eleonora a Bagnato. Si va, poi, nella chiesa di San Domenico, dove ci sono le spoglie di Giovanni Falcone e dove Paolo Borsellino tenne un famoso discorso. Verranno riproposte le sue parole, che fanno ancora riflettere e forse anche tremare. Il viaggio si conclude a Praga, la città dalle 100 torri. Dal Ponte Carlo, al castello con la meravigliosa cattedrale di San Vito, dalla Torre dell'Orologio al quartiere ebraico, il racconto di Alberto Angela si districa tra luoghi noti e altri meno conosciuti, alla ricerca delle tante anime di questa città, medioevale, barocca, liberty e infine moderna. Il viaggio sarà punteggiato dai ricordi di un insospettabile esperto della città, l'attore e regista Carlo Verdone.